Spesa farmaci AIFA nel 2022 è cresciuta del 6%. Rapporto annuale sulla farmacia, farmacisti invitati a compilare il questionario. Prevenzione, meno di un italiano su due si controlla regolarmente. Buongiorno e ben ritrovati ad una nuova edizione del telegiornale di Federpharma Channel. La spesa per i farmaci in Italia tra pubblica e privata è arrivata a 34,1 miliardi di euro nel 2022, in aumento del 6% rispetto all'anno precedente. È quanto emerge dal rapporto nazionale sull'uso dei farmaci in Italia, realizzato dall'Osservatorio Nazionale sull'impiego dei medicinali dell'Agenzia Italiana del Farmaco. Secondo il report, la spesa pubblica, con un valore di 23,5 miliardi di euro, ha rappresentato il 68,9% della spesa farmaceutica complessiva e il 17,9% della spesa sanitaria pubblica. In particolare, la spesa per i farmaci acquistati dalle strutture sanitarie pubbliche è stata di circa 15 miliardi, 253,6 euro pro capite, in crescita dell'8,6% rispetto al 2021. Parallelamente, sono aumentati del 5,7% i consumi. C'è tempo fino al 20 settembre per compilare il questionario del rapporto annuale sulla farmacia 2023, giunto alla sesta edizione, coordinato da Cittadinanza Attiva in partnership con Federpharma. Dalla prima edizione il rapporto si focalizza sul ruolo della farmacia quale presidio di prossimità, andando a esplorare la relazione tra farmacia, farmacista e cittadino, in un'ottica di reciproca fiducia, scambio e collaborazione. Quest'anno il rapporto avrà come focus i servizi offerti in farmacia, comprese prevenzione e telemedicina, il valore sociale del farmaco equivalente, l'accesso e il corretto uso delle terapie, le strategie sostenibili per l'ambiente e il grado di fiducia nella farmacia. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito di Federpharma. Il 41% degli italiani dichiara di monitorare regolarmente la propria salute, un dato in crescita rispetto al 33% del 2022. A mostrarlo è l'ultima rilevazione dell'Osservatorio Sanità di Unisalute, svolta in collaborazione con l'Istituto di Ricerca Nomisma, che evidenzia anche come uno dei principali motivi per cui ci si trascura sia legato alle lunghe liste d'attesa. Andando ad analizzare i dati nello specifico, si riscontrano variazioni significative a livello geografico, con il 40% della popolazione al nord e il 45% di quella al centro che si sottopongono a controlli regolarmente, contro il 31% delle popolazioni che risiedono al sud e nelle isole. Altre differenze poi sono evidenziabili tra uomini e donne, con queste ultime che si controllano di più, il 42% contro il 33% degli uomini. Questa è la nostra ultima notizia, grazie per averci seguito, l'appuntamento come sempre è per domani con una nuova edizione del telegiornale di Federpharma Channel.